Hey yo, what's good everyone? Mega Cypher semifinale! Mamma mia! Questo Tecniche Perfette, raga, è una follia totale! Higer, FC9, True Skill and Misa! Mamma mia, ci spacchiamo di brutto, raga! Forza, forza, forza! Mani per aria! Sono DJ Double S! Ci serve il calore di Torino e dell'Hiroshima! Ci serve! Compleanno evidentemente, perché ho compiuto gli anni proprio il 9 dicembre. Un'ora fa ho compiuto gli anni e hanno un bel regalo da farmi, anche senza regalarmi niente. Regalarmi niente, questo non arrive, lo metto a regime, sono un alieno come Gire. Io non sono un piccolo perché fra ho 3 anni e stasera sto spegnendo le 3 candeline. Ma quali candeline? Aspetta, stronza, al massimo al pubblico tu gli spegni la fotta. FC ce ne ha troppa, è il tuo compleanno, non il mio, se no tua madre usciva dalla torta. Usciva dalla torta, questa è una giosta. Reggiti, 3 regali più grandi, non potevo chiederli. Per quanto mi riguarda, fantastico, ci vinco e mi fanno santo, non ho compleanno ma un onomastico. Yes, mezza sega, da quando rappo è il mio compleanno tutti i giorni come sfera, perché vinco le Tecniche Perfette, ammazzo questi no, rapper, non arriveranno al club 27. Quale 27? Il mio argomento è questa. Skills nessuna, stasera vinco io, non sbaglio una chiusura. Kain, inizia a salutare la cintura. Hai ragione Fra, ma fai le barre, io do colpi sotto la cintura, tiro calci nelle palle, quindi frega un cazzo, l'hai capito? Aspetta, quella cintura è mia, cintura per sicurezza. La cintura l'hai vista? Forse è divisa, credi davvero di vincere? La cintura è sta sfida. Misa, 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 Misa che la cintura non te avrai nella vita. Mai nella tua vita intera, vinco la cintura bianca, anche se sono cintura nera. Babbo di minchia, quando entra il muretto a raffare. Io invece ero giunto ben a cintura gialla, poi fallì quando avevo 7 anni l'esame per la cintura dopo e rinunciare al karate. Però vabbè, dai. Anche se sono cintura nera, babbo di minchia, quando entra il muretto a rappare, sono tuo padre che si sta slacciando la cinghia. A parte le cazzate, a parte le cazzate, vengo da Faenza a rappresentare. Prendo la cintura, cosa devo dire, frate? Faceva più male quella di mio padre. Sì, ma argomenti banali, di che discuti? L'hai capito, frate, che ti chiudi? Il mio argomento è il rap italiano, così stanno muti. Questi sono babbi, capodanno senza luci. L'argomento fra il rap italiano lo faccio di certo, perché ogni volta che lo faccio fra sembra perfetto. Voglio citare Marrakesh ad un pezzo, meriterei il premio Tengo per il fottuto talento che tengo. Yes, mezza sega, l'argomento è il rap italiano e mi ringrazia la scena, perché è un flow di Cristo e un cantante pop che gli rompe il culo in freestyle ancora. Mezzo faentino e mezzo romano, non capisco sul tempo, perché infatti c'ho il sangue misto, mi basta un one mic per scaturirvi il fomento. Hai ragione frate, sei scemo, hai il sangue misto perché tua madre. Citazioni per pochi, citazioni per pochi, mamma mia, sangue misto, one mic, colle del fomento, bella, 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 bella. Il fomento! Hai ragione frate, sei scemo, hai il sangue misto perché tua madre va con lo straniero. Tu sei di Marrakesh, infatti sei una persona di merda, lo sappiamo noi, loro e gli altri. Noi, loro e gli altri, lo dico certo, sono così rap che sto ad argomento senza citare l'argomento. Per quanto mi riguarda, non fotti, il prossimo argomento è Occhi. È Occhi, e non l'ha fatta lui, in freestyle lo capisci che questa roba ti sfasa. Massa, guarda bene com'è successo, com'era? Il primo che scatta se ne va a casa. Quale casa? Occhi sul ghiaccio, c'è un fetichista d'occhi ad occhi sul cazzo. Vedi che alla fine chiusura, questo è Occhi, e io gli sto sfruttando l'armatura. Sei un bambino, devi crescere, ogni volta ci dimostri che sai soltanto perdere. L'argomento è ogni? Compare, ti hanno dato quell'argomento, cos'è? L'hai presa a male? Certo che l'ho presa a male, ho spaccato tutto, divoro, hanno fatto cagare il mio argomento, io sono stato buono.
Ma io ho capito occhi, non ogni, sinceramente. Sono stato l'unico a capire... Non aveva detto occhi. Momento e ogni, compare, ti hanno dato quell'argomento. Cos'è, l'hai presa a male? Certo che l'ho presa male, ho spaccato tutto. Divoro, hanno fatto cagare il mio argomento. Io sono stato buono all'argomento ogni. Ho fatto soprastuono, questo dimostra il dislivello tra me e loro. Ti sto battendo, peccato. Il mio argomento è talento sprecato. Tu un bambino prodigio, lo sei sempre stato. Io non ci sono nato, lo sono diventato. Quale è diventato? Talento sprecato! Non credo proprio, sempre, non è talento sprecato, perché in casa mia non si butta niente! Ha ragione, frate, sei un coglione! Talento sprecato io che ho deciso di fare il rapper, non lo spacciatore! Frega un cazzo, sei che nuova, il talento sprecato sei tu, perché parli ancora! Parli di talento sprecato, tu sei soltanto un coglione, che ho avuto un talento, io ci ho messo dedizione, anche io al pezzo mi allenavo con le altre persone, solo che a differenza vostra non facevo le storie! E invece lei fate su TikTok, faccio una rima e te ne mando a casa. Mi chiamo Trucci senza la S finale, ne ho una, essere me stesso e già mi bastava. Okay. Il mio argomento è One Piece, se non mi spacchi qui, dai Frank, gasati. Io sono della nuova generazione, stasera mi prendo il posto da imperatore. Hai ragione frate, ma ti ammazzo, sono un mio One Piece, perché se rappo si allunga il cazzo. Frega il cazzo, ma sai che io ti ammazzo, oggi io mi allungo, sono i Fantastici 4. Sono Fantastici 4, lo si capisce, sto sci-fi One Piece ci chiediamo quando finisce. Lo sai la differenza, qual è chiaro? Che in questo sci-fi alla fine noi la sappiamo! La sappiamo, brutto scemo! Sei One Piece, hai comprato i frutti a Rogoredo! Mezza sega, sono rapper di One Piece e stasera ti cancello la carriera! Ma quale carriera, si vedi? Questo non è fruttato perché però non ha poteri! Io ho l'armatura e pure l'osservazione! Sto spingendo l'haki di un reconquistatore! Hai ragione, fra, vorrei vedere! Argomento in guerra, così si stronzi li metto a sedere. La camera di tua madre è come la striscia di Gaza, ciò che succede lì dentro non si può sapere. Ciao, questa gente che poi parla però manco rap, li mostro a livello all'altezza, mi mostro sapienza, riconosci il flow che lo fai soltanto una merda, oggi lo sparo, pam 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 pam, guerra fredda, ciao. Yes, tipo tua mente aperta, sono io che ti insulto ed è una guerra fredda, in frista sta roba bombarda, è una guerra fredda con tua mamma, anche se lei è molto calda. Ma quale calda, io sparo con il mitra, sul tempo faccio guerra e scancio bombe come in Iran. Quando vengo sul quarto vedi ti batto, io ne ammazzo in un secondo, che questa è una guerra lampo. Ma mi dispiace frate, devi affinare gli stili, quindi frega un cazzo, c'ho le tecniche perfette. La sfida è conquistatore con i cannoni contro gli Inca con gli archi e le frecce. Ok, con gli archi e le frecce si capisce, il rapper che vuol fare il figo ma mi sembra triste. Oggi frappacisce, okay. L'argomento sono le gerarchie, perché sono venuto a ristabilirle. A ristabilirle? Io non credo Brody, io ti faccio fuori. Devi levarti dal cazzo anche se mi odi. Io sono il Requi, Valvassini e Valvassori. Ah, perché questo è buono. Questo è un principe buono. Anche questo è un principe buono. Vi siete scordati dell'erede al trono. Dell'erede al trono, hai ragione, perfetto. Ma mi dispiace, nel culo ti hanno infilato lo scettro. Delle gerarchie parli quando rimi. Da una parte c'è Meloni, dall'altra c'è Salvini. Dall'altra c'è Salvini, basta rimandarti a casa. Ti faccio un'intervista fra come se fossi Nadia. È così tanto stupido che gli hanno mostrato la gerarchia piramidale. Lui ci ha calcolato l'area. Che perfetta, ci siamo noi. Chi è che è passato? Ayer e... Vabbè, io guardo. Ah no, vabbè, aspettiamo. Ayer e True Skill, sì, sì, sono d'accordo. Però una domanda, una volta non ne toglievano uno e poi continuavano rimanendo in tre e poi facevano passare... No, aspetta, aspetta, facevano andare uno direttamente e poi continuavano gli altri tre e poi ne eliminavano uno e rimaneva un altro, no? Una roba del genere, o mi sbaglio, boh. No, no, raga, aspetta che guardo quanto dura ancora la finale. Minchia, 27 minuti la finale. Mamma mia, domani ci spacchiamo, raga. Domani ci spacchiamo con quella finale. Pff, mamma mia. Dai, 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 ci vediamo più tardi con la prossima reaction. Bella.